Ma questo Alfonso d'Este, hanno detto quanto sia alto? Sì, dicono che sia alto più di 6 piedi. Un uomo gigantesco. Il silenzio è il meno che tu possa offrire al tuo sposo morto. Senti, Esteban, credi che sia morto per mano di un sicario? Lingua lesta si può giocare la testa, Capitano Orsini. Lingua saggia non riporta quel che altri ha detto e nemmeno uno scaltro assassino. Il Duca Cesare. Abbiamo sofferto una tragica perdita. La mia cara sorella Lucrezia è affranta dal dolore. La nostra corte osserverà un opportuno periodo di lutto. Quanto tempo, Delorca? Un anno, Monsignor Cesare. Un mese. I morti non debbano mai essere di eccessivo peso ai vivi. È mia opinione che ogni cosa, anche la morte, può essere messa a profitto. Le nostre forze tengono Pesaro, Rimini, Forlì. Siamo sulla via di Urbino, Bologna, Siena. Tutta la Toscana, il centro dell'Italia, da una costa all'altra, sarà nostra. Poi, inevitabilmente, Milano e Venezia. Ma questa indemoniata e maledetta Ferrara è lì a sbarrarci il cammino. Tu, Gravina, che sei il nostro genio militare, come la prenderesti? Forse con 10.000 uomini. O con una donna. Entreremo in Ferrara passando per un'alcova, combinando un matrimonio fra mia sorella Lucrezia, oramai vedova, e Alfonso, il primogenito del Duca d'Este. Savo, signoria, che il Duca d'Este è in parola col re di Francia per le nozze del figlio. Alfonso è un fabbro ferraio, gli occorre una donna gagliarda e non un fragile ninnolo francese. E chi gli darà questo difficile suggerimento? Chi? Chi se non un uomo pronto alla frode come una volpe? Deve avere la grazia di un danzatore e il polso di un assassino. Deve avere poco riguardo alla buona fede. Eppure con la sua astuzia deve saper confondere le menti di tutti. Deve aver fiducia in se stesso, ma non deve permettere che quella fiducia lo renda incauto. Deve affascinare come la serpe affascina l'allodola. Però non deve farsi amici, se non fra quelli che possono giovargli. E per la stessa ragione, pur servendosi dell'amore, egli non deve amare. Potete andare tutti quanti, fuorché... Andrea Orsini. Trovate a ridire? Allora andate! Ti piace la mia scelta? Non ho mai discusso l'operato di Vossignoria. Don Esteban era risentito. Don Esteban si risente per nulla. Non lo sottovalutare, Andrea. Ricordati che in questa corsa la gloria gli viene subito dopo di te, pronto a superarti se tu dovessi perdere un solo passo. Ho appreso che chi è pronto di spirito lo deve essere anche di gambe. Hai appreso altro oggi? Sì, perché è morto lo sposo di Madonna Lucrezia. Una vita è ben poco per comprare tutta Ferrara. Purché non sia la mia. Bevi. Tu sei un perfetto briccone. Io occorre uno che possa capire i miei piani, che tenga gli occhi fissi sulla mia ultima meta. L'Italia 1. Un regno. Un re. Cesare Borgia. Pensaci, primo ministro di un grande nuovo regno. Qual premio puoi ambire di più? Ma i grandi
non conoscono che una legge. Il fine giustifica i mezzi. Hai tu stomaco per la grandezza? Ho stomaco e appetito. E allora combina il matrimonio tra Alfonso d'Este e mia sorella Lucrezia e io ne avrò la prova. Vostra signoria troverà in me un abilissimo cupido. Scagli allora una freccia su mia cugina Angela. Ti sta aspettando. No. Da quella parte. De Lorca, il capitano Orsini parte domani per Ferrara. Va per mare fino a Venezia. Dà tutti gli ordini per il viaggio. Sì, Duca Cesare. Angela. Angela, amor mio, ho avuto ordine di partire subito per Ferrara. Sì, lo so. Ti porterà lontano da me. Eppure sei felice. Solo perché la ricompensa è grande. Oh, io ti amo. Ti amo tanto, Andrea. Ma non mi fido di te. Sei troppo ambizioso. Se sono ambizioso è soltanto per rendermi degno del tuo amore, poiché senza il tuo amore sono nulla. Cosa ne dite? Buono, anzi ottimo. Non è firmato. L'avete fatto voi? Sarebbe migliore se fosse firmato da Leonardo da Vinci. Beh, avrebbe più valore. Non importa. Non è da vendere, mi serve per un mio affare. Guardate. Di questo cosa dite? Una gemma rara. Neanche quello è firmato. Ma non ce n'è bisogno. Volete venderlo? Dipende. Io posso arrischiare 50 ducati. Io arrischio la vita. Beh, per questo deve pagarvi il borgo. E lo fa quando capita il caso. A farmi morire ci pensa lui, a vivere ci penso io. 60. Ma sono povero e ho una visione dispendiosa. 75 dai, mio ultimo prezzo. Il prezzo più ristretto è di 100 ducati e solo perché siete voi. 90. Vale molto di più per me. Compro io il vostro dipinto. Voi, Madonna. Ma quale onore, quale piacere. Vostra signoria giunge come un angelo dal cielo. Per trovarvi a contrattare come una pescivendola. No, non lo faccio per me, ma per un cliente. Oh, sicché vale quel prezzo. Ma senza dubbio, se la bellezza ha un prezzo. Volete lasciarmelo per 100 ducati? Per favore. Accettatelo come un tributo alla vostra bellezza. Voi vorreste regalarmi quel magnifico quadro? Sarà un onore per me. Ma lo avete sentito e non mi conosce nemmeno. Siete molto generoso, messere. Lo appenderò nel posto d'onore, nella mia stessa camera, dove ricorderà sempre la vostra liberalità a me e al mio consorte. Bene, messere, non trovate proprio nulla da dire? Ah, perdonate il mio silenzio. Stavo pensando con invidia e ammirazione al vostro sposo.
E mi rammaricavo anche del fatto che, mentre Vostra Altezza ha un pegno del nostro incontro, io non ho nulla. Mi state suggerendo forse di ricambiarvi il dono? Suggerire non è la parola adatta. Ah, ma io... Tenete. Lo conserverò come una vera reliquia, in memoria della mano divina che lo portò. Maestro da Pavia, non è tempo che mi presentiate questo signore. Il magnifico Andrea Orsini, capitano di Sua Eccellenza il Duca Cesare Borgia. Oh, allora conosco un vostro parente, il cardinale, il Duca di Gravina. Lontano, parente. La mia famiglia è di Napoli. Un mio prozio fu Raimondo Orsini, conte di Nola. Ah, davvero? E ora volete presentare me? Ho l'onore di presentare Madonna Camilla Baglioni, sposa di Sua Eccellenza Marcantonio Varano, signore di Città del Monte. Ed ella è molto lieta di avere scambiato doni con voi. Farete al mio sposo e a me l'onore di una visita? Sfortunatamente, parto per Ferrara. Ci andate da solo? Armato di un ramoscello d'ulivo. Felice viaggio, Messer Orsini. Madonna, Messere. Lo conoscete da molto tempo? Oh, da 3 anni circa. Cosa pensate di lui? Un soldato che si intende di arte. Un Orsini che non è imparentato con gli Orsini. Un fido dei Borgia che va senza scorta dai nemici dei Borgia. È un uomo che ha troppe facce. Io lo trovo interessante. Io spero che non abbiate più a incontrarlo, Madonna. È un uomo molto pericoloso. Verso la luce. Una faccia come la tua non dovrebbe celarsi nel buio. È magnifica. Mi han detto tutto meno che questo. Si vede che non erano artisti. Ha dei lineamenti straordinari. Centinaia di curve, di angoli tortuosi disegnano una maschera perfetta del male. E poi hai delle belle mani artistiche. Quella faccia, quelle mani, la tua voce e il modo di parlare rivelano la nobile nascita. Cosa ha a che fare la mia nascita con me? Amo saper qualcosa delle persone con cui tratto. E a che scopo frugare nel passato di un sicario? Perché può determinare il nostro avvenire. Ora dimmi, chi ti ha pagato per assassinarmi? Non vendo la mia merce prima di fissarne il prezzo. Quanto vale la tua vita? Perché? Perché non intendo pagare di più. Tu sei disarmato, io ne ho poche spicce. Inoltre meriti di morire. Bene, aspetto che tu partecipi alla conversazione. Hai detto che il Duca d'Este ti ha pagato per uccidermi? In anticipo. Quanto? Abbastanza caro. E senza contrattare? Sì. Evidentemente non vi vogliono a Ferrara. Sai perché? Non taglio mai una gola senza sapere di chi sia perché la taglio. La semplice idea di un matrimonio tra Alfonso d'Este e Lucrezia Borgia ferisce il loro orgoglio. Lei ha un passato troppo tenebroso.
Avendoti fatto perdere un lavoro, dovrò trovartene un altro. Con voi? Mi diverte l'idea di entrare in Ferrara come padrone dell'uomo pagato per uccidermi. Tanta insolenza non mi dispiace, ma avete pensato a quel che può succedermi? Quello che succederà anche a me. Viviamo o moriamo insieme, io intendo vivere. Vi servirò finché andremo d'accordo e vi avvertirò se vi lascio. Più che giusto. Andiamo a letto. Domattina partiamo per Ferrara. C'è una bella locanda a Crespino che fa un'ottima cucina. Vorrebbe Vossignoria passare la notte lì? No, quella fattoria è molto bella. Lo credo bene. È la fattoria della vedova Zoppi. Perché fai quella smorfia nel dirlo? La risposta richiede un lungo racconto. Nella fattoria vivevano il padre, un fabbro, e la buona moglie, Monna Maria. Avevano un figlio che era molto intelligente. Sì che quei poveri e stupidi genitori fecero dei risparmi per mandarlo a Padova a studiare dai grandi maestri. Ma circa 6 anni fa egli scomparve. Si seppe poi che era diventato un bandito nel regno di Napoli. Il padre è morto? Sì, da quasi 2 anni. Di crepacuore, pare. E la vecchia vive sola? Sì. E non fa lega con nessuno. Soltanto Dio e lei stessa sanno quant'oro tiene nascosto. Tutto denaro rubato da suo figlio bandito. Dove tiene nascosto l'oro? E chi lo sa dove può aver nascosto quell'oro? In pentole nascoste sottoterra, in mezzo alle patate, sotto il letto, tra le gonne. Le donne trovano sempre il modo di imbrogliare un uomo. Passano tutta la vita ad imbrogliarci. Passeremo la notte a Crespino. Sì, Vostra Eccellenza. Chi è bella sei tu, non sei cambiata affatto. No, grazie a te. Da 6 anni mi tormento e aspetto, aspetto. Mammina, non vorrei sciupare un tempo prezioso a rimproverarmi. Quando devi ripartire? All'alba. Cuccia, furia, cuccia! C'è qualcuno fuori? Oh no, topi, conigli, gatti. Il cane d'una vedova non riposa mai. L'ho saputo, mammina. Lui aveva grandi speranze in te. Solo se poteva aspettare. Vado bene adesso, ti assicuro. Silenzio, furio, smettila. Vieni, siediti. Tutti i pittori portano la spada e il berretto. Io faccio un'arte diversa ora. Già. La gente mi chiama la madre del bandito. Forse ha ragione. Ma non sono un bandito comune. Lavoro per uno che vuol rubare tutta l'Italia. Il suo nome è Cesare Borgia. Oh, imbroglione. Perché non me l'hai fatto sapere? Perché quei soldi che ti ho mandato saresti venuto a Roma a vedermi. Ti vergogni forse di tua madre? No, ma non mi avresti trovato. Come mai? Perché ho un altro nome adesso. Perché? Il nome è importante, mammina, per aprire certe porte. Quello che ho preso appartiene al ramo estinto di una famosa famiglia. Che nome è? Non posso dirtelo ancora, ma mi ha portato fortuna. Sono già di casa in molti grandi palazzi. C'è in gioco un titolo, un gran matrimonio, la fondazione di una casa principesca. Che cosa te ne pare?
Quando tu, mio figlio, Andrea Zoppi, dipingevi questa Madonna, dipendevi solo da te e dal genio che Dio ti diede. Ora per fare il gran signore dipendi dall'imbroglio e dall'inganno. No, mammina, tu non capisci. I tempi sono cambiati, un nuovo mondo sta sorgendo. L'imbroglio e l'inganno sono le vere armi della politica. Si vive o si muore, si vince o si perde in base a una sola legge. Il fine giustifica i mezzi. Santa Madre di Dio, perdonagli questa bestemmia. Impediscigli di seguitare su questa via del peccato a costo di paralizzargli le gambe. Mammina, o di renderlo cieco. Basta. Fermalo anche basta. Se tu devi. Smettila con queste crudeli assurdità o ti giuro che non tornerò mai più. Ma io non voglio che tu ritorni. Se non come il mio vero figlio, Andrea Zoppi. Suppongo che respingerai anche il denaro che ti manderò. Non lo voglio il tuo denaro. Perdona mio figlio, madre benedetta. Notate come ho rinforzato la culatta. Signor padre, io ho vinto la morbidezza del bronzo. Vostra grazia. Un certo messer Mario Belli chiede un'udienza a vostra signoria. Fallo venire. Manda via questi uomini. Tornate alla fonderia. Andate via tutti quanti, anche tu Roberto. Questo è un famoso assassino. Mi rechi notizie? Avvicinati. Chi è l'uomo che parti con te? È una lunga storia, signore. E riguardo la tua missione? Rispondi solamente sì o no. Ho l'onore di presentare alle eccellenze vostre il nobile Andrea Orsini. Sono onorato di rendere omaggio alle vostre eccellenze. Guardia! Arrestate quest'uomo! Tu sarai appeso per i piedi per questo. La vostra signoria non deve far colpa a Messer Belli del suo deplorevole insuccesso. Siete impudente, signore. Meglio è dire tollerante. Voi non vivrete per tornare dal vostro padrone. Bisogna essere pratici in queste cose, vostra grazia. Le forze del mio signore Cesare, 600 lance, 10.000 fanti, si trovano appena a un tiro di balestra dal vostro pacifico ducato. Questo non è il momento più opportuno per uccidere il suo emissario, quando anche egli lo avesse investito di una missione molto meno gentile della mia. Mio signor padre, questo messer Orsini ha molto spirito. Allora goditelo tu. Non siete gradito qui, messer Orsini. E vi consiglio di partire il più presto possibile. Guardie, tornate al vostro posto. Quantat! Messer Belli viene con me. Ed è anch'egli sotto la protezione di Cesare Borgia. Non ci ventate troppo la mia pazienza. Meglio che ascoltiate il consiglio del mio signor padre. Un momento, vi prego, mio signore. È da tanto tempo che bramo questo incontro. Perché? Come soldato, per rendere omaggio al genio di vostra signoria. Vostra grazia è un uomo famoso. Il mondo aspetta con ansiosa meraviglia le vostre invenzioni. Dal più alto castello al più umile tugurio non si sente che questa domanda. Quale tipo nuovo di cannone inventerà ora il genio di Alfonso d'Este? Perché? Perché dai cannoni dipende l'avvenire della guerra. E dalla guerra dipende l'avvenire della storia. Nessuno quindi può negare che la storia dovrà giudicare Alfonso d'Este come il più grande uomo del suo tempo. Voi siete un uomo intelligente. Vi mostrerò qualcosa che vi farà gelare il sangue. E io vi mostrerò qualcosa che ve lo farà scaldare. Chi per primo fabbricherà questo può conquistare il mondo. Ciascuno di questi tubi è un cannone.
In ognuno un proiettile. E tutti da spararsi contro il nemico a tiro rapido. È un'arma assolutamente irresistibile. Una dote di 100.000 ducati. E non è tutto. In questa dote, oltre all'oro, c'è l'acciaio, le lance del Duca Cesare, bastanti a proteggere i diritti di Ferrara contro qualunque stato. Ma la dote migliore è lei stessa. La sua bellezza e l'amore che porta a Vostra Eccellenza. Quale amore? Mi ha visto una volta sola quando era appena bambina. Ah, le prime impressioni sono le più tenaci, specie quando le alimenta nel corso degli anni una costante curiosità. Voi siete il suo primo ed unico amore. Io arrischio la vita svelandovi ciò che la stessa mi disse un giorno e che ora ripeto. Può essere benissimo che Alfonso d'Este, col suo brillante ingegno, sia adatto a fare il capo supremo d'Italia molto più di mio fratello Cesare. Un tratto di penna e avrete portato gloria a Ferrara e gioia al vostro letto. 200.000. Modificate la cifra e firmate. E scommetto che il vostro nobile padre non potrà resistere a quella vista mirifica, come la bellissima Lucrezia non potrà resistere alla vostra. Contento di me stesso, Andrea. Sono un uomo di fiuto straordinariamente fine. Devo dirti come lo so? Perché scelsi te per andare a Ferrara. E tu sei riuscito bene. Veramente bene. Mi congratulo con me stesso. Nuova missione sarà più vantaggiosa per te e più divertente. Quello che vinci sarà tuo, sotto il mio controllo, si intende. E vi è incluso un raro gioiello. Il mio giardino è pieno di bellissime donne e tu te ne stai qui come una truce nemesi. Stavo pensando. Bravo, il pensare affina il cervello. Ma devi anche ascoltare, può servirti. Vieni con noi. Non dobbiamo fidarci di quel che ci appare di troppo semplice e facile attuazione. Per esempio, l'ovvia soluzione del problema che sto per esporti potrebbe essere la stoccata di un sicario nella schiena di quel vecchietto amabile. Sta di fatto che il tuo buon amico Don Esteban l'ha di già suggerito. Allora non è quella giusta. Oh, il suo valore, soltanto che è prematura. Ed ecco il gioiello. Pensa un po', tanta bellezza sprecata per un marito che potrebbe ben essere suo nonno. Quello là? La primavera in grembo all'inverno. Ma tu puoi correggere l'errore. Tuttavia, dovrai arrampicarti in alto per giungere a lei. Il loro ducato è un nido d'aquila posto in cima a un monte. Città del Monte. C'è qualcosa di cui tu non sia già informato? Dei vostri piani su Città del Monte? Molto semplici. Io devo averla in primavera. Vostra Signoria vuole invadere le Marche nell'estate. Vedi, capitano, che prontezza di mente ha? Allora da dove iniziamo la conquista di Città del Monte? Dal marito. In vecchie mura è più facile far breccia. Il nostro illustre ospite ha designato il nobile Messere Orsini ad essere nostra guida e mentore mentre siamo a Roma. Per quello che so del nobile Messere Orsini, non dovrebbe esserci nessuno più di lui capace di guardarci dal mare. Vi eravate incontrati, Madonna. Che ne dite, Messer Orsini? Domanda imbarazzante, Madonna. Potrei fare il galante e rispondere sì, le mille volte, ogni volta che ho visto la bellezza. Oppure potrei essere cauto e astuto e dire che la memoria di Madonna sarà la mia guida. Potrei anche avervi dimenticato. L'uomo nella sua vanità non ammette che lo si possa dimenticare. Perciò devo per forza supporre che Madonna voglia dire che non mi ha mai visto.
Ecco una perfetta illustrazione del linguaggio della diplomazia. Qualcuno mi chiede ora se questi due si sono mai visti. Io gli dirò che non posso rispondere né sì né no. Ha forse importanza, mio signor, risponde? No, di certo. Chiedendo bene a Messer Orsini, si incontrano e dimenticano migliaia di persone nel corso di una vita. Sarà mio piacere, come mio dovere, rendere questo nostro incontro in Roma degno di memoria. Siamo venuti a Roma per devozione e in grazia del Signore non cerchiamo migliore protezione. Non di meno c'è di conforto sapere che abbiamo anche la protezione di Vostra Eccellenza. Non fosse che contro chi si crede al di là del volere di Dio. Ma nulla fra noi ha creato un legame di amicizia, di fiducia. Dobbiamo ripararvi, dobbiamo scambiare ambasciatori. Bene. È l'unica soluzione. Io nominerò un ambasciatore prima che Vostra Signoria lasci Roma. Anzi, lo nominerò all'istante. Messer Andrea Orsini. Uno dei più amabili giovani ai miei ordini. Vi accoglieremo alla nostra corte come un amico, Messer Orsini. Vi consacro al servizio delle vostre signorie fin da questo momento. Il viaggio è stato un po' faticoso. Vostra signoria ci concede il permesso di ritirarci. La missione ti piace? Moltissimo. Non sarà facile. Consegnerò a Vostra Magnificenza Città del Monte e la sudditanza del suo popolo in primavera. Da conquistarsi per forza d'amore. Noi Borgia non siamo schiavi degli affetti. Prima Città del Monte e poi verrà il tuo matrimonio. Con Madonna Camilla in mezzo a noi due. Ci occuperemo di lei a suo tempo. Avevi promesso che ci saremmo sposati al suo ritorno da Ferrara. Il matrimonio è una formalità che si può compiere in ogni tempo. Prima vengono gli affari di Stato. Sei dello stesso avviso anche tu? Monsignore comanda, io obbedisco. La convincerò io. Una volta che la moglie di quel vecchio ti ami, non dovrebbe essere troppo difficile al tuo aiutante Belli di renderla vedova. Ho saputo che è un fior di canaglia. Messer Andrea. Vostra Eccellenza. La donna è l'origine della fiacchezza dell'uomo. Tu sei un artista, Mario. Hai il tratto del cortigiano e la buona creanza del gentiluomo. Sei nato per grandi imprese. Ma... siedi, amico mio. Voi mi giudicate molto più di quel che valgo, mio signore. E non avresti potuto allearti con un patrono più promettente del capitano Orsini. Un brillantissimo giovane, ma la carne è proverbialmente debole. Può succedere qualcosa e perciò è sempre bene premunirsi. Sicché se il nobile Orsini rimane fedele al mio servizio, tu continuerai nello stesso tempo a servire me servendo lui. Ma se Dio non voglia gli dovesse... cambiare per qualche ragione. Tu continuerai a servirmi. Ecco a te 200 ducati. La vostra benevolenza mi ha fatto ricco al di là dei miei più audaci sogni. Non farti illusioni sulla mia generosità. So quando impiego bene il mio denaro e so anche quando ho fatto un cattivo affare. Parole. Il capitano Orsini viene a noi come ambasciatore di Cesare Borgia. Questo è bene. Forse il duca prenderà così dal suo ambasciatore che se noi prosperiamo è solo perché viviamo in pace. E che se noi viviamo in pace è solo perché non chiediamo che l'amicizia e la comprensione scambievole dei nostri vicini.
Io conto su tutti voi perché aiutiate il capitano Orsini a mandare questo messaggio al suo illustre padrone, il capitano Messer Orsini. Monsignor Varano, signori, io sono un soldato di mestiere. Se mi vedrete scalare le vostre mura, sappiate che studio le vostre difese. Ma sappiate anche che io non fui inviato qui per questo. Il mio saggio e illustre signore, il Duca Cesare, mi ha già detto che le vostre difese sono inespugnabili. Egli mi ha detto anche che un solo cittadino di Città del Monte vale 500 mercenari. Nella sua saggezza il Duca Cesare ha scoperto che la vostra forza è nella fedeltà. Io sono qui per osservare questa fedeltà e imparare per lui il vantaggio della fedeltà. E sto già imparando. Aiutatemi a imparare di più. Dobbiamo parlarci soli. Donna Beatrice verrà da voi più tardi. Madonna Camilla è nella cappella. Volete per piacere attendere qui? Sì, so che Borgia vi ha mandato qui per qualche scopo malvagio. Vi ho fatto venire qui per avvertirvi. Mio marito ancora è... Ancora vostro marito? Se attraverso voi venisse fatto del male a lui, io vi odierei fino alla morte. E vi assicuro che so cosa è l'odio. O l'amore, gemello dell'odio. Non tradite la sua ospitalità. Ci sarà pace fra noi finché agirete pacificamente. Avete visto la nostra cappella? Bellissima, vero? Io ci vengo ogni sera. Mi rende il sonno più tranquillo. Talvolta desidererei che la vecchiaia fosse più lenta a venire. Se essa porta un senno come il vostro, monsignore, viene troppo lenta per il mio gusto. Voi trovate mia moglie attraente, non è vero? Solo col più profondo rispetto, signore. Parole. Mi duole che Vossignoria pensi male di me. Non penso male di nessuno. Vossignoria è tollerante. Io non tollero nulla che possa offendere l'onore di Madonna. Però la cieca fiducia che ho in lei esclude la gelosia, il sospetto e simili affanni. Badate, essa è una Baglioni, gente di sangue caldo e capace di passioni violente come tutti della sua casa. Ma di una cosa sono certo, in qualunque caso non farà nulla di nascosto. Me lo dirà prima. Io ne ho la certezza e l'orgoglio. No, io non penso male di voi. Ho vissuto 70 anni e so che a dispetto dei poeti, la gioventù non è la stagione più felice. Non vi trattengo più a lungo, mi incaricherò io di restituirle questo.
vedo l'ora che sia primavera per ammirarli. Ogni anno sopportiamo l'inverno perché ci porta i nuovi fiori di primavera, a volte. Scusa un momento, mia cara. Datemi 1000 uomini e sufficienti viveri e munizioni e io terrò questo posto finché il nemico non muoia di fame oppure di vecchiaia. Ma non credete che così indifeso come ora... Buongiorno, monsignore. Buongiorno. Di tutta città del monte questo è il luogo che amo di più. Quando sono preoccupato, quando ho bisogno di risolvere un difficile problema, io vengo qui e ne trovo subito la soluzione. È spaventoso. Un sassetto smosso, una raffica di vento e... Mi fa paura la morte? Non posso certo dire di avere un grande affetto per lei. Guardate laggiù, amico mio. Per 70 anni io ho visto le stagioni avvicendarsi. Ho visto la vibrante vita dell'estate, il dolce declino dell'autunno, la tomba silente dell'inverno. E poi ho visto il risorgere della primavera, la grande rinascita della vita. E mio padre e il padre di mio padre l'hanno vista prima di me. Nulla muore del tutto, amico mio. Voi non lo credete, eh? Non ho la vostra saggezza, monsignore. Io credo che sono nato e che dovrò morire. E che devo godere meglio che posso il tempo fra i due estremi. Mio signore, i giardinieri hanno finito e aspettano istruzioni. Non serviva che tu corressi fin qui per dirmi questo. Fra non molto tempo comincerà l'inverno. Non puoi venire adesso. Scusatemi. Perfetto. Provvidenziale addirittura. Quando sarà il momento daremo al vecchio un problema da risolvere. Lui viene qua su e... Credevo che un cortigiano e soldato lasciasse in brattartile ai pittori. Il vostro signore sposo trova piacere in un lavoro che si usa lasciare ai giardinieri. Le sue rose sono le più belle di tutta Italia. Non tocca a me dire altrettanto dei miei dipinti. Avete una certa maestria. Rara in un dilettante. Tento, Madonna, tento. Non posso far di più. Non avete trascurato un solo tratto malvagio del suo volto. Giuda Iscariota era malvagio. Credo che ritrarre il bello vi sia più difficile. Dipingo quello che vedo e sento. Se uno è bello tanto dentro quanto fuori, il mio pennello nulla toglie o aggiunge a quella bellezza. Questo è abbastanza buono. Riuscite anche con le donne? Ho avuto molto successo con le donne. Vi piacerebbe, quando avrete finito questo, dipingere qualcuna delle mie dame? Si intende se non avrete altro da fare. O forse Madonna stessa? Può darsi. Dovrò chiederlo al mio signore sposo. Entrate, entrate, messer Orsini. Grazie di essere venuto. Vossignoria è malata? Sto svernando, amico mio, sto svernando. Si dia chi vuole i giochi invernali, preferisco godermi la neve leggendo in una stanza calda. E voi, mi si dice, passate il tempo dipingendo. Impiastrando è più adatto. Avvicinatevi, sedetevi, prego. Perché dipingete? Per passare meglio il tempo. Amate l'arte?
Non posso dire che l'ami, è un divertimento. Temete forse la parola amare? No, non la temo, monsignore. La questione è che non mi occorre usarla. Eppure voi sognate di guidare uomini e nazioni. Vossignoria esagera. È un portato della vecchiaia. Ma non dovete fraintendermi, non sono un esaltato in fatto d'amore e nemmeno quel sognatore che ero un tempo. Ma io credo che non si possa comprendere esattamente una cosa finché non si è imparato ad amarla. Ciò vale per le mie rose come per le persone. Purtroppo non ho sufficiente sapienza per discutere l'argomento. Voi mentite. Vossignoria parla a casaccio. Voi mentite non a me, ma a voi stesso. C'è qualcosa che voi amate. Qualcosa al di là di questa sleale e sanguinaria partita che state giocando. Preferisco supporre che Vossignoria stia male. Col permesso di Vossignoria. Aspettate. Prima che andiate a meditare sui miei vaneggiamenti, vorrei pregarvi di fare il ritratto a mia moglie. Ella mi ha detto che avete una straordinaria conoscenza della pittura e un eccezionale talento. Sì, è troppo gentile. Ma vi sono notizie, magnifico. Cesare muove su Capua. Il sangue scorre di nuovo a Faenza. Napoli trema e Firenze risuona di allarmi. Sicuri segni di primavera. E nessuno nota il ritorno degli uccelli o il fiorire degli alberi? Vossignoria parla come uno afflitto di mal d'amore. Male da donne, belli? Indegno degli uomini? Causa di morte ai politici? Ci vediamo dopo. Quando potrò vederlo? Avete posato quieta per tanti mesi, Madonna. Non avete più pazienza? La donna ha diritto di avere un po' di curiosità. Chi mi dice che non mi abbiate fatta brutta come una strega? Il pennello mentirebbe. Perché dovrei crederlo sincero? Il ritratto è finito, Madonna. Assomiglio a questa. Come vi vedo io? E io che vi credevo solo un maestro di complimenti. Un uomo ambizioso dalle oscure trame. E invece nel mio ritratto scopro tutt'altra cosa. C'è un grande artista in voi. Ho molto da imparare. Ora parlate con umiltà. E dov'è la vostra parola facile e pronta? Tutto quello che ora so è stantio. Devo trovare un nuovo linguaggio per esprimere nuovi concetti. Vi prego, non dite nulla. Il vostro ritratto, Madonna. Che cos'è che vi turba? Il cambio di stagione. La primavera è qui. E ciò che fu piantato in inverno dovrà presto germogliare. Thank you.
c'è più da aver dubbi ormai. La primavera è qui. Sembra che Cesare Borgia abbia deciso di lanciare un attacco contro Camerino. Egli chiede che io dia libero passaggio alle sue truppe e raccolga 1000 uomini per il suo servizio. Ritiene che io sia felice di questa opportunità di mostrargli la mia devozione. Devo pensarci sopra. La cosa riguarda altri oltre me stesso. Accompagnate il capitano alle sue stanze. Spero vi troverete bene. La vacanza è finita, Orsini? Vedremo ora che cos'è più efficace, se la lingua forbita o una lama affilata. Se Vossignoria vuol seguirmi, la condurrò nelle sue stanze. Magnifico. Presto avrete ogni cosa. Ricchezza, posizione, fama e anche l'amore. E la grandezza. Quanti anni avete sudato per questo? Tutta la vita, mi sembra. Non vi resta ora che un ultimo ostacolo. E piccolo, in verità. Su, parlate, magnifico. Aspetto un vostro ordine. Uccideresti quel vecchio? Consideratelo fatto. La mia condotta è chiara. Tanto l'onore quanto il dovere mi impediscono di dare aiuto a questo Cesare Borgia. Un uomo che ritengo malvagio, falso e spergiuro. Perciò io mi rifiuto di assisterlo nella sua impresa. Tuttavia, non ho il diritto di condannare voi e le vostre famiglie alle miserie della guerra. Dovete quindi decidere da voi cosa stimate di più, la libertà o la vita. Accetterò la vostra scelta. Vostra Eccellenza ha parlato di libertà o vita. Il Borgia non ha rispetto per la vita. Non vale dunque preferirla alla libertà. E poi l'essere schiavi è vita? Vita e libertà non sono tutt'uno? Io dico di sì! Non lasceremo che si dica che mentre altri sfidarono la potenza di Cesare Borgia, noi docilmente porgemmo il collo al suo giogo. Rientrate voi stesso. Voi gettate via la fortuna, il successo e forse anche la vita per certi scrupoli infondati che nessun uomo illuminato può prendere sul serio. Giudichi te stesso un uomo illuminato, Belli?
So almeno che è una pazzia lottare per una causa persa. Non sono certo che sia persa. Io sì. Devo avvertirvi che mi ritiro dal vostro servizio. Avete tradito non solo Cesare Borgia, ma anche me. Non lo dimenticherò. E non dimenticherai neanche quello che hai visto qui a Città del Monte. Tirati noi e vissuti con onore, sapremo anche morire. Ti offro una spada di più contro Cesare Borgia. Di ogni provvista, raccogliamo più viveri che si può per un lungo assedio e perché le truppe del Borgia non trovino da mangiare. Noi avremo il tempo. Sfruttiamo il tempo che resta. Io conosco la tattica del Borgia. Prima manderà la cavalleria, poi verrà l'artiglieria. Se Vossignoria è d'accordo, non aspetteremo che attacchi la città. Siamo tanto forti da potergli dare aperta battaglia. Mio signore, il lupo assale forse il toro di fronte? No. Coglie il momento giusto e si avventa di fianco per sfuggire alle lunghe e aguzze corna e colpisce sul punto più debole. Sempre nel punto più debole. Prendi questa, mio signore sposo. Col mio amore e le mie preghiere per la tua salvezza. Monsignor Orsini, questo talismano è per voi, con la mia gratitudine. Grazie, Madonna. Ebbi un amico un tempo. Era un campione di onore e di giustizia. E trasmise queste sue virtù all'unica figlia. Alla morte del padre, ella restò esposta ai nemici della sua famiglia. Io la sposai per assicurarle un rifugio. Figlia del mio amico, la tenni come una mia figlia. E come curo la bellezza delle mie rose, così io debbo sempre curare la bellezza e la felicità dell'anima sua. Stanno entrando nel bosco.
Stanno entrando nella radura. Attendiamo i vostri ordini, monsignore. Alla carica! Domine famorum tur marcum Antonium in infirmitate sui corpus fatiscentem per Christum Dominum nostrum. Come è andata la battaglia, Andrea? Li abbiamo respinti su Fabriano. Bisogna inseguire quei cani d'appresso. Non dar loro quartiere, Andrea. Siamo ai loro calcagni, eccellenza. Bene. Sono rimasto solo. No, mio signore. Sono qua io. E c'è messer Andrea, il tuo buon amico. Dammi la tua mano, Andrea. Mi foste fedeli entrambi. Ho compreso. Ora siatelo l'uno all'altro. E al popolo. Sempre. Al popolo.
cannoni più presso alle mura. Madama, resistiamo già da 3 mesi, ora siamo agli estremi. Il popolo sta morendo di pestilenza e di fame. Un altro assalto ed è finita. Non ci rimane che provvedere a mettervi in salvo. In che modo? C'è un'uscita segreta dalla città. Mentre il nemico saccheggia, voi fuggirete nei campi e di là a Perugia, Venezia o dovunque vogliate. Mi meraviglio di voi, Andrea. Lo credo. Un furbo inetto. Mi sorprende che pensiate così male di me. Come potrei cercare scampo nella fuga mentre voi e il mio popolo morite? L'eroismo è una cosa inutile, Madonna, se non poggia sulla saggezza. Io non intendo essere saggia. Posso essere solo quel che sono. Allora partite, per amor mio. Ma la mia partenza, a che vi giova? Il mio fato si conclude, Madonna. Ho fallito in tutti i campi, in arte, in politica, in guerra. Ma se mi salvate, saprò finalmente che la mia vita è valsa qualcosa. Com'è strano. Destinati a unirci e costretti a lasciarci. Prego, andate. Capitano Orsini! Che c'è, Fabio? Ci sono 3 messi del Borgia con bandiera bianca alle porte della città. Sapete cosa vogliono? Hanno detto il loro scopo? Sì, signore. Hanno chiesto di parlamentare. Parlamentare, scortali alla scala del consiglio.
Sì, signore. Fabio, raduna i nostri uomini in piazza, fa che brulichi di soldati. Lasciando le mura indifese. Non importa, devono giudicare da quel che vedono. Presto. Sì, signore. Se vengono per trattare, forse abbiamo ancora una via di scampo. La solita volpe. Che ha ancora il solito trucco. Andiamo, Madonna. Cambiatevi d'abito, indossate il più bello. Presto. Comandante delle forze del Duca Cesare Borgia, impegnate davanti alla vostra città, sono autorizzato da Sua Eccellenza a fare certe proposte alla signoria vostra che egli crede troverete vantaggiose. È dunque la nostra fiera resistenza che lo obbliga a offrire quel che prima non voleva. Frenate la lingua, madama. Vada come parli. Capitano Orsini. Non possiamo negare che il Duca offre queste condizioni come tributo al coraggio di vostra Eccellenza. Sarebbe un'onta per la cavalleria se vi succedesse qualcosa. Mille grazie, signore. Sentiamo le condizioni. Primo, in cambio della resa della vostra città, Monsignor Duca si impegna ad impedire ai suoi uomini di saccheggiare e di usare violenze al popolo. Quale garanzia intende offrire? La sua illustre parola. Avanti. Secondo, Monsignor Duca si impegna a permettere alla nobile Madonna Camilla di restare qui. A patto che solo un capitano nominato dal Duca comandi la guarnigione e assista lei nel governo. Che cos'altro? Terzo, le suddette condizioni saranno considerate nulle e senza effetto se il traditore noto a tutti come Andrea Orsini non venga consegnato vivo agli ufficiali del Duca per essere trattato come Sua Eccellenza deciderà. Portate al vostro Duca la mia risposta. Ditegli pure che appiccherò il fuoco a questa città piuttosto che accettare le condizioni che gli offre. Madonna Camilla, vi prego di pensarci. Il rifiuto di Vossignoria fa fede del vostro coraggio. Ma per questo molti soffriranno e morranno e questa bella città sarà distrutta. Quando scade questa offerta? Domattina all'alba. Madonna, sappiate che il Duca Cesare non mi permette di fare nessun compromesso riguardo a questo messere. Io non chiedo nulla al vostro Duca assassino, eccetto che egli si ritiri e ci lasci in pace. Riferirò la risposta con le vostre stesse parole. Attenti! Ebbene, non parliamone più. Rinnoveremo la difesa. Sarà la nostra ultima. Non ho paura. Entrate, Baglioni. Vi porto un prigioniero. Buona caccia, Baglioni. Un'ottima caccia. Chiedo d'essere condotto dal Duca Cesare Borgia. Per ordine suo, io occupo il suo seggio. Allora stacci leggero, amico, per non schiacciarti il cervello. La tua lingua è molto tagliente. Poiché io non amo le recriminazioni, messer Andrea, non rifarò la storia del tuo tradimento.
non rimane che il problema di una degna punizione. Che importanza può avere dal momento che a tutti gli effetti io sono già morto? È una deduzione logica. Eppure, simile a tanti morti, posso ancora influire sui vivi. Ti sei arreso e osi dettar condizioni? Solo una. Che tu onestamente mantenga quelle che hai già offerto. E se invece ti faccio uccidere ora, senza mantenere quelle condizioni? Prenderete una città morta. Ogni casa verrà distrutta dal fuoco. Ogni uomo, donna, bambino sarà un cadavere. E ci sarà anche meno gloria che bottino. Manterrò le condizioni. Metti la tua promessa in iscritto. La mia parola... Non è sufficiente per convincere la nobile donna Camilla, che sfortunatamente non ti conosce bene come me. Lo metterò in scritto. Scrivano. Scrivi questo. Io, Don Esteban Ramirez, in nome di Cesare Borgia, Duca Valentino e Duca di Romagna, in exchange for the immediate surrender of Città del Monte, promise faithfully, and on my honor, and on my honor, to fulfill the following obligations. Madonna Camilla, vengo da Roma non come conquistatore, ma come uno che vorrebbe creare un vincolo d'affetto fra noi. Posso far nulla per conseguire questo scopo? Io non chiedo che una cosa, ma non la concederete. Chiedete e saprete. Donate a Messer Orsini vita e libertà. Vi obbedirò in tutto e vi sarò grata fino all'ultimo respiro. Che cosa commovente. No, no, Madonna Camilla. Non dovete prostrarvi. Tanto amore è molto raro e io lo rispetto. Quello che chiedete non è impossibile. Tutto finirà per il meglio. Vi assicuro che sarete sorpresa. Non ho affatto appetito. Ho promesso di considerare il caso del nobile Orsini. Poiché ciò lo riguarda, non dovremmo invitarlo a tavola. Non ho parole per ringraziare Vostra Signoria di tanta clemenza. No, non ne parlate. Esteban, basta di questo. Può
uscite. Guardia, porta qui messer Orsini. Che pensate di lui? Su, su, guardatelo, ve lo mostro senza il suo travestimento. Negli abiti propri al suo stato e alla sua nascita. No, Madonna, restate qui. Occorre che siate informata su questo nobile Orsini che vi sta davanti spoglio di frodi. Un villano che posò da nobile. Volete ancora sposare quest'impostore? Io amo e onoro messer Orsini. Madonna, è stata presa all'amo come un pesciolino. Ha sempre avuto una lingua molto sciolta. Prima che perdesse la voce. Osate calunniarlo perché non ha voce per darvi del bugiardo. Ho fatto quanto potevo per voi, Madonna. Ora devo proteggere la mia reputazione di sincerità. Don Esteban, provvedi subito. Sì, vostra magnificenza. Guardia! Porta qui la donna. Messer Belli, starà attento che Madonna non lasci la sua sedia. Sì, magnificenza. E voi gli eravate amico? Amico? Messer Belli traffica in amici, Madonna. E questo messere si è fatto strada nel mondo. Veste merletti e broccato, porta una spada ingemmata e siede alla tavola di Cesare Borgia. Non è mai esistito un Giuda più fortunato di questo Messer Belli. Come il villano Zoppi può dirvi. Lascia fare. Portate una sedia. Bevi, figlio mio. Bevi adagio. Povero figlio mio. Mammina. Mammina. Misericordia, ti hanno quasi ucciso. Perché l'avete torturato? Perché è in catene? Sarà informata a suo tempo, donna. È tuo figlio quello? Sì. Avete nulla da dire al vostro amore adesso? Non occorreva che tu mi mentissi. Lo amate forse meno perché è contadino? La sua origine modesta gli ha dato qualche cosa di più di quello che voi nobili, ladri e assassini potreste mai dargli. Lo maledissi già per questa inutile frode. Ma più ancora maledico voi per quello che gli avete fatto io. No, lascia. Cesare Borgia, voi vivrete dopo la mia morte. Lasciate che vi ringrazi per l'ultima cosa che avete voluto insegnarmi. Non può esserci vittoria nel potere, no. Né onore nell'inganno, né avvenire nel vivere come vivrete voi, odiato e disprezzato da tutti. Mammina, perdonami.
ti ho dato un gran dolore. Egli è nobile di animo e di ingegno, e a lui offro tutto il mio amore. La commedia è finita. La mia sentenza, Andrea Zoppi... Abbiate pietà, monsignore, se volete che Dio ne abbia... Portate via questa donna, ha recitato la sua parte. No. La mia sentenza, Andrea Zoppi, è che domani tu venga esposto in una gabbia sulla torre del castello per rimanervi a spettacolo e ammonimento finché le tue ossa non andranno in pezzi. Io protesto contro una sentenza simile. Questo ingrato villano si è ribellato a vostra magnificenza causando la morte di ottimi soldati, provocando ingenti spese e mettendo in pericolo future entrate. Non ho mai visto un più nero tradimento. Tu credi che io sia troppo indulgente, Belli? Che punizione è per una carcassa già sconquassata marcire in una gabbia? Niente! Deve pensare ai suoi peccati. Suggerisci una segreta? No, monsignore, qualche cosa di più buio. Strappargli gli occhi, accecatelo. E poi mandatelo libero con quella strega di sua madre. E sia dovunque vada un monito vivente della giustizia di vostra magnificenza. Amico mio, sei un uomo prezioso. Accetto il tuo consiglio. Prendete dei legni appuntiti ed eseguite la sentenza. Portate via il prigioniero. Aspettate, monsignore. A che servono i legni quando bastano questi pollici? È una cosa facile. E che bisogno c'è di portarlo via quando posso farlo qui per divertimento di questa aspettabile nobile compagnia? Guardate qua. Una rapida pressione dei pollici e schizza fuori la polpa. È uno spettacolo degno del servizio, Madonna. Non fate la schifiltosa, Madonna. Siete curiosa anche voi di vedere come sono gli occhi di un villano fuori dall'orbita. Avanti, Messer Belli, te ne saremo tutti grati. Guardie, prendete le legate alla sedia. Camilla, guardami. Fammi riempire gli occhi. Dai invece un'occhiata a me. Sarò l'ultima cosa che avrai visto. Grida forte, capisci? Grida! Gli occhi di un artista e traditore. Guardate, belli, vero? Appartengono a vostra altezza. Portate via quella carogna. Consegnatela a sua madre. Ha goduto palazzi, ora si cerchi a tastoni qualche tana. Andiamo, donna. Dio ne abbia pietà, era un bravo soldato. Non c'è vittoria in una guerra simile. Continuerò a fare assegnamento su di te, Capitano Belli. Vostra magnificenza non ha un servo più fedele di me. Ma allora il mio avvenire è assicurato. Resta a vedere chi di noi due sarà impiccato prima. Magnifico. Non so come ringraziare. Ho brutte notizie per voi. Madonna Camilla aveva cercato di seguirvi, ma fu fermata e rinchiusa in una cella. Dal Borgia? No, da Don Esteban. Borgia con le sue truppe sta marciando contro Camerino, ma è rimasta una forte guarnigione. Io posso ordire una trama in un battibaleno, usare il coltello, la garrotta con abilità, ma più di questo non riesco a fare. Ho paura che abbiamo perso.
proprio senza rimedio. Ragione di più per decidervi a riprendere la vita che Dio va destinato. C'è un modo per liberare Città del Monte se il popolo è disposto. Io non voglio che tu torni a fare quella vita infame. Il terrore dei Borgia dovrà finire. Basterà una favilla per provocare l'incendio che distruggerà la sua casa. Ma devo arrivare al popolo. E credi che seguirà te, il contadino Zoppi contro Cesare Borgia? Come seguì il proprio signore Varano? Ci metto la mano sul fuoco. Il piano deve essere attentamente studiato. La riuscita dipende dal segreto e dal tempo giusto. Intanto, prima dobbiamo far venire Mattia, Fabio e alcuni altri capi da Città del Monte qui a Cres... Come conoscevi questo posto? Che io? Su, parla, Belli. Ma io c'ero stato prima. Quando? Quando andammo a Ferrara. Tu sapevi fin da allora che ero un impostore? Naturalmente, mi ha fruttato parecchio. Ben 1000 ducati. Non posso per natura restar fedele ad una parte. Sono un traditore nato. Di la verità, Belli. Detesto i nobili sentimenti. Eppure? Ho scoperto che non sempre il diavolo paga meglio. E questo gioco mi diverte. E poi chi è che ha tradito per il primo? Non importa. Almeno un giorno si dirà fra i miei colleghi del doppio gioco che io fui il più grande di tutti loro. Per eseguire il piano occorrono accuratezza e precisione. Fabio. Sì, signore. Tu condurrai i tuoi uomini nella piazza. Mattia. Sì, signore. Tu porterai il tuo gruppo dentro la fortezza dietro la cattedrale. Ogni uomo dovrà tenere d'occhio un posto di guardia. Ma non abbiamo armi. Usate asce, falci, ogni cosa. Ma la vostra arma più potente sarà la sorpresa. Ognuno si scelga un uomo e aspetti il momento esatto. Quale sarà il segnale? La campana della torre. Significherà che Madonna Camilla è in salvo fuori del castello. Colpite allora, ma non un secondo prima. Chi la porta in salvo? Io stesso. Messer Belli farà per noi un altro miracolo. Mi aprirà la finestra giusta al momento opportuno. Rammentate il segnale. Deve essere fuori del castello prima che insorgiate. E attenti alla campana della torre. Vorrà dire che Madonna è in salvo. Quando suonerà la campana della torre, significherà che Madonna Camilla è fuori del castello. Che cosa sarà stato? Va a vedere.
belle ragazze, Cos'è questo? Ma è ubriaco, ecco tutto. Aspetta, vediamo. Se un uomo non sa tenere il vino, io... Pugnalato. Venite con me. Andrea. Due guardie uccise, una col pugnale e l'altra con la garrotta. Suona la campana, sveglia la guarnigione. No, non ancora. Se no metteremo in guardia gli assassini. Troviamoli prima. Il passaggio segreto è aperto. Fa quel che ho detto, suona la campana. Ma non è ancora tempo. Voglio dire, non dobbiamo spaventarli, chiunque siano. Questo è senza dubbio un piano per liberare Madonna Camilla. Farò impiccare tutti i colpevoli. Suona l'allarme. Suonare la campana adesso sarebbe un gravissimo sbaglio. Perché? Ne assumo io il rischio. Qualche contrattempo. Dobbiamo affrettarci. Forse un miracolo, ma io ti vedo. Esteban! Quanto tempo ho aspettato questo momento, don Esteban. Ho le mani libere ora, non legate dietro la schiena! Ucciso abbastanza per i Borgia. Ora è tempo di suonare la campana. Suonate la campana. Un giorno, dovunque sia, il terrore dei Borgia dovrà finire. Basterà una favilla per provocare l'incendio che distruggerà la sua casa. Con questo anello? Con questo anello. Io ti sposo? Io ti sposo. E ti prometto? E ti prometto. Eterna fede. Eterna fede.